40 minuti da Bonn, siamo arrivati al ricovero prova, metri 2000 e non lo so, 2004 penso. Adesso andremo ancora più su, sono anche i ragazzi artificiali su. Adesso okay. Poi guarderò la cartina e dirò rimane esatto. Gli altri che non ci hanno aspettato sono arrivati circa 3 ore fa. No, sono arrivati mezz'ora, 3 o 4 ore fa. Vabbè, oh. Comunque, ecco queste bellissime montagne e vediamo il club. Ecco, magari più tardi andiamo un po' più su. Ciao, fa freddo. Ciao. Non so, magari qua riscalda solo si ferma. Direttamente da Ravelli. Uno sputo di sole. Borghi, ti faccio una foto che filmi. Oh. Dai, mettetevi lì che vi faccio una foto. Per andare a Foncra Dubré. E guardate, abbiamo fatto un taglione. Guardate. È stato un po' buffo. Non mi vede? No. E come farebbe Daniele? Dopo un'estenuante salita purtroppo non possiamo... Non è che non possiamo, adesso proviamo più in basso. Beh, infatti proviamo più in basso perché purtroppo lungo il sentiero c'è quel nevaietto lì che però è praticamente ghiaccio, quindi non riusciamo da su comunque perché la casermetta è lì. E praticamente siamo arrivati, siamo qui, siamo in mezzo a una sassaia e non si riesce da su. Adesso proveremo da quel nevaio lì, magari riusciamo ad andare su. Ok, dobbiamo andare lì, ricovero capitano Floyer lì, quello che è Foncra Dubré. Praticamente ci siamo arrivati, soltanto che su quel nevaio qua, che perché il nevaio è tutto fatto di ghiaccio, sembrava almeno la picozza, ma proviamo neanche una ed è pericoloso, perciò dunque ci fermiamo, abbandoniamo, che comunque ci fermiamo qui. Allora, siamo comunque siamo ci siamo arrivati, c'è un bel paesaggio, però mi spiace davanti, lo so, purtroppo non possiamo perché cioè, farlo così non siamo attrezzati, boh, è veramente brutto. Mimmo qui boh sta pensando così. Vabbè, contando che prima eravamo esattamente là, abbiamo fatto un bel pezzo di strada. Eccoci. Come vi abbiamo detto, ci siamo fermati. Guardate le facce desolate. Dai, però dai, un po' siamo contenti, magari ci proviamo un'altra volta. Sì, sto là dietro che fugna. Lo sta facendo? Sto qua al colle Sisto. 1800 e passa metri. Aspetta che lui lo prendo. Guardate che bello, è molto largo. E adesso mi rimango una meta. In più devo dire Lena, questo qua è quarto puro. Non è vero. Sì, sì. Non è vero. Teddy di sì. Sì, sì, è vero, almeno è vero. Si prende bene. Guarda, guarda Elena, che bello. E sai cosa faccio io? Yeah! Non c'è più quattro, vero? Buongiorno. Buongiorno. Sono seduto su un sasso che non ti dico che cosa impressioni mi dà perché... è a punta. No, no, peggio. Il mio sogno è quella cosa di schifoso che scivoli giù, scivola giù. Vediamola, sono contentissimo.
ma sarà difficile. Là c'è la Gran Russe, si vede col fenestro, colli di là non mi ricordo il nome, là si vede Punta Peluma, quattro denti. Qual è la Punta Peluma? Lì di quel coso che vedi dove si sono i quattro denti, adesso c'è un nevaglio, no? Ok, è già la seconda puntata del circo equestre Orfei. Questa sera tenteremo un numero più grave, vediamo già il si strappa le gambe, è già pronto, quindi abbiamo capito quale sarà il punto. Bisogna tirare sulla camicia, ecco, si infilerà esattamente qua il coltello. È un'operazione molto difficile, vediamo che si prepara Sisto, si prepara anche il lanciatore Lia. Guardatelo, ok, aspetta che ok, siamo pronti, ok, possiamo eseguire il lancio. Sistemare hai paura? No, beh, insomma, più o meno quando fa così non mi piace, attenzione, sa, vabbè, guarda ed ecco il coltello infilato. Tiralo via, guardatelo, tiralo via, guardatelo, guardate la precisione, fai vedere le mani, la precisione di queste mani, è una cosa pazzesca. Siamo alla terza puntata del circo equestre dal lanciatore di coltelli. Stasera proveremo, famosissimo lanciatore di coltelli è lì, stasera proveremo 4 giorni, allora ci racconterà l'impresa, si impegnerà in una nuova grandissima impresa. Vedete che come ogni sera, come in ogni puntata, aumenta sempre di più la difficoltà dell'esercizio. Poi vediamo questa sera. Vediamo che questa sera è ben dato il tizio che. Vai Lia, spiega, spiega. Allora, vediamo già posizionato il nostro operatore. Operatore ecologico. Quindi posizionato sull'asse, onestamente, già pronto. Sulla bordone. Il mio solito coltellino, però stasera c'è un po' la punta. Perché oggi allenando mi ha caduto 5-6 volte. E in quanto questo non è bello. Vediamo che altro. Non è bello. Però posso dire che stasera proviamo in tutto per tutto lanciando il coltello. No scusi, mi voglio entrare in bocca. Lanciando il coltello alla sinistra della testa, sfiorando l'orecchio. Guarda che sono bendato, sì. La variola. Sfiorando l'orecchio. Come vedete lui è bendato. Ma la cosa difficile è che anch'io. Signore, lo abbiamo trovato? Che anch'io sono bendato. Questo mi a quanto la cosa. Aspetta, quante sono? 10. Perfetto. Allora vediamo, siamo tutti e due pronti. Sì, aspetta, devo farlo. Quante sono? 2. Perfetto. Vai. Attenzione. Silenzio in sala, per favore. Si sta qua ora? Io mi silenzio, difficile il tiro questa sera, tiro. Io mi fido, Andiamo sotto. Sotto. Se mi dovesse cadere. Se mi dovesse cadere, scusate, se lo pagate. Riuscito! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Incredibile, anche questa sera il mondo è riuscito. Dovreste aver sentito un po' l'aria fresca, mangiare la orecchia. È il dio del coltello. Ormai complimenti, via. Domani sera proveremo l'impossibile con la quarta puntata. Sempre puntuali, sempre sullo stesso canale. A domani. Siamo sempre a domani. Con il primo piano su. Sulle via.